In questo video illustreremo il controllo di una galleria stradale. Dopo aver analizzato le relative norme e direttive, abbiamo costruito l'SFC. Siamo partiti da una fase iniziale, fase 1, che si è marcata via il controllo del generatore principale. Qualora questo non funzionasse, entrerebbe in funzione il generatore di emergenza, bloccando il ciclo di controllo fino al momento in cui questo non verrà riarmato manualmente. Altrimenti partirebbero in cascata i vari sottocontrolli relativi ad esempio alle luci ordinarie, fase 100, in cui un fotosensore ci indica il funzionamento dei fascioni di luci nella galleria. Nel caso in cui non funzionassero, partirebbe l'allarme relativo alle luci di emergenza. Impianto di ventilazione, fase 200, in cui un sensore ci indica il funzionamento delle ventole e un altro ci indica la direzione del vento nella galleria. Sotto controllo relativo ai semafori, nel caso in cui questi non funzionassero partirebbe l'allarme relativo. Quello relativo al controllo della temperatura e del CO. Attraverso il controllo della temperatura e del CO possiamo gestire eventuali situazioni di traffico e di incendio. Traffico verrà gestito incrementando la velocità delle ventole, mentre la situazione di incendio verrà gestita fermando le ventole e impostando tutti i semafori rossi e inviando un messaggio al tabellone. Ed infine i sottocontrolli relativi alle luci di uscita d'emergenza e alle colonnine SOS. Se uno di questi non risulta attivo, scatta l'allarme relativo. Successivamente abbiamo tradotto l'SFC nel linguaggio a contatti basandoci sull'algoritmo generale di traduzione, che prevede i seguenti passi: inizializzazione del sistema, in cui viene inizializzato il sistema definendo gli stati di quiete dell'SFC solo al primo ciclo. In questo passo abbiamo aggiunto un bit riavvio di controllo, che se messo a 1 fa ripartire l'inizializzazione in modo da resettare il sistema. La valutazione delle transizioni. Essa costituisce la traduzione vera e propria dell'SFC, in quanto in questa sezione vengono tradotte le condizioni per le attivazioni delle transizioni. L'aggiornamento delle fasi, in cui vengono aggiornate le fasi interessate dallo scatto della generica transizione TN, e l'esecuzione delle azioni, in cui vengono attuati i comandi che sono associati alle relative fasi attive. La simulazione del processo è effettuata tramite Visual Basic, che attraverso un pannello ci permette di impostare i sensori e simulare le varie situazioni che si possono presentare, gestendo gli allarmi, mentre la parte di controllo e di acquisizione dati del sistema, cioè lo SCADA, viene effettuata con iFix, in cui abbiamo realizzato una simulazione vera e propria del sistema. Andiamo a vedere il comportamento del sistema al verificarsi di alcune situazioni. Possiamo vedere in alto a destra il comando riavvio del controllo, che come ho descritto prima, riavvia il sistema. Se ad esempio il generatore non funziona, partirà l'allarme relativo bloccando il controllo. Su iFix l'abbiamo rappresentato in questo modo. Il controllo riprenderà solo quando verrà azionato il riarmo del generatore su Visual Basic, mostrando comunque l'allarme che, volendo, potrà essere resettato con il tasto apposito. La stessa situazione si presenterà per le ventole. Infatti su iFix possiamo vedere che le ventole non saranno in funzione. Come anche per i semafori, che perciò possiamo vedere i semafori non in funzione. Come anche per le luci di uscita d'emergenza, che
abbiamo rappresentato su IFIX con le uscite exit rosse. E infine per i telefoni e le luci delle colonnine SOS. Come possiamo vedere, abbiamo rappresentato con degli allarmi sopra la colonnina SOS e dei telefoni luminosi affiancati. Possiamo vedere che comunque gli allarmi resteranno visibili perché il controllo è ripartito. Per resettarli possiamo resettarli con il tasto apposito Reset tutti gli allarmi. Ritornando a una situazione ok e resettando anche tutti gli input appunto, possiamo illustrare una simulazione di traffico e una simulazione di incendio. Sono due situazioni particolari. In questi casi abbiamo inserito due watchdog con timer di 10 secondi per verificare rispettivamente in caso di incendio l'effettivo spegnimento delle ventole e in caso di traffico l'aumento della velocità. Questo dovrà essere impostato manualmente entro 10 secondi, altrimenti partiranno i relativi allarmi che bloccheranno il controllo. Premendo il comando simulazione traffico si imposteranno automaticamente gli input in modo da simulare tale situazione. Solo impostando al massimo le ventole il controllo potrà proseguire. Su IFIX possiamo vedere la situazione di traffico con le ventole in funzione al massimo, appunto. Resettiamo il sistema e proviamo a vedere cosa succede se non impostiamo le ventole al massimo. Partirà appunto il timer delle ventole al massimo e si bloccherà il controllo del sistema. Se IFIX le ventole non saranno in funzione, il controllo sarà appunto bloccato. Nel caso di simulazione di incendio invece bisognerà entro 10 secondi bloccare le ventole. Fermiamo le ventole. Possiamo visualizzare su IFIX appunto una situazione di incendio con un messaggio, un tabellone con la presenza di semafori rossi. Per far ripartire il ciclo di controllo bisognerà inviare i soccorsi. Per visualizzeremo i soccorsi. Se ricreiamo una situazione di incendio senza fermare le ventole, partirà il timer del watchdog, che non vedrà le ventole ferme, generando così un allarme e andando in blocco, come possiamo vedere. Perfetto. Grazie per l'attenzione.